Sei pronto per un viaggio negli infiniti confini dell'universo? Metti in valigia la tua curiosità e il tuo spirito di scoperta, perché oggi ti sveleremo le ultime rivoluzionarie scoperte del James Webb Telescope che stanno sconvolgendo l'intero settore spaziale. In questo video sarai testimone di incredibili rivelazioni che metteranno in discussione tutto ciò che pensavi di sapere sullo spazio fino ad ora. Addentrati nell'affascinante mondo delle stelle e delle galassie e lasciati stupire dai segreti che l'universo ci riserva. Resta sintonizzato, perché questo viaggio non è per i deboli di cuore, sarà spettacolare. Gli anelli di Urano. Vista l'immagine recentemente rilasciata, potresti pensare che il telescopio James Webb abbia recentemente dato un'occhiata tecnica più ravvicinata a Saturno. In realtà, però, il corpo celeste orbitato dalle orbite radianti e chiaramente delineate è Urano. Certo, con i suoi 13 anelli, il remoto gigante di ghiaccio sembra a volte un po' insignificante rispetto a Saturno, che possiede decine di migliaia di strutture di questo tipo. Tuttavia, è proprio l'aspetto relativamente scarno di questi anelli che rende l'immagine dettagliata di Webb così importante per gli esperti. Poiché finora solo la sonda spaziale Voyager 2 ha sorvolato Urano, il settimo pianeta del Sistema Solare è ancora oscurato da alcuni enormi punti interrogativi. Secondo il rapporto, il lontano pianeta gigante ha un campo magnetico quadripolare, nasconde forme di ghiaccio esotiche al suo interno e sembra essersi praticamente ribaltato su un fianco nel corso del tempo. Dei 13 anelli di Urano conosciuti, l'immagine di Webb ce ne mostra 11, e con un livello di dettaglio senza precedenti. Quella che nell'immagine appare come un'area luminosa nella metà inferiore del pianeta rappresenta la calotta polare settentrionale del corpo celeste. Tuttavia, lo sfondo di questa gradazione di colore rimane da scoprire nelle missioni future. Nessuna seconda Terra. In passato si sospettava che TRAPPIST-1b fosse un gemello cosmico della nostra Terra. Situato a soli 41 anni luce da noi, nella costellazione dell'Acquario, le recenti indagini dello strumento per il medio infrarosso del James Webb Telescope hanno tuttavia dipinto un quadro estremamente deprimente. Poiché durante lo studio non è stata scoperta alcuna prova di un'atmosfera, è più probabile che l'esopianeta assomigli a Mercurio nella sua composizione. Gli astronomi hanno quindi dovuto dire addio alla teoria di un involucro di vapore acqueo circostante. Questa scoperta è anche coerente con i modelli teorici degli scienziati. Secondo questi ultimi, i pianeti come TRAPPIST-1b, che orbitano attorno a una nana rossa, dovrebbero perdere presto la loro atmosfera. La causa di ciò sono le turbolente tempeste di plasma e le esplosioni di radiazioni che i compagni planetari devono affrontare. Tuttavia c'è ancora qualche speranza. Poiché gli altri 6 pianeti noti del sistema sono più lontani dalla stella ospite, potrebbero essere sopravvissuti a questa caotica fase iniziale senza perdere il loro involucro di gas. Le future osservazioni di Webb mostreranno se è davvero così. Nubi di sabbia calda. Grazie agli spettri infrarossi ad alta risoluzione prodotti dal James Webb Telescope, ora sappiamo che il corpo celeste VHS 1256b ha un'atmosfera che comprende nubi di sabbia calda e polvere. Inoltre, lo strumento è stato in grado di rilevare altri 6 tipi di molecole nell'involucro naturale dell'oggetto planetario, il valore più alto registrato finora su un corpo celeste extrasolare. Se vogliamo, l'oggetto, che si trova a circa 40 anni luce da noi, è una sorta di attraversatore di confini galattici. Si trova esattamente al confine tra un grande pianeta gassoso e una nana bruna. Tuttavia, poiché è 13 volte più pesante di Giove, sembra troppo massiccio per essere classificato come pianeta ordinario. La morte di una stella gigante. È giunto il momento per la stella Wolf-Rayet WR-124 di dire lentamente ma inesorabilmente addio al palcoscenico cosmico. Nella ricerca astronomica le stelle Wolf-Rayet sono i nuclei scoperti di stelle precedentemente massicce. Ma prima che il colosso di 30 masse solari dia finalmente l'addio e si trasformi in una supernova dalla luminosità abbagliante, espelle quasi tutto il suo guscio nell'immensità dello spazio. A circa 15.000 anni luce da noi, WR-124 ha già perso un quarto della sua massa originale in questo modo.
L'immagine scattata da Webb di questo spettacolo ci mostra le fasi di morte stellare con un dettaglio senza precedenti. Nell'immagine combinata di NIRCam e MIRI possiamo vedere la stella vera e propria emergere come un punto di luce brillante al centro. Anche le singole fasce di gas e polvere espulsi, che insieme formano un involucro di 10 anni luce, si evidenziano molto bene nella vista tecnica combinata. Queste immagini aiutano gli esperti a capire quanto materiale rilasciano le stelle WR prima della loro partenza esplosiva. Tuttavia, l'involucro espulso non è affatto perso. In seguito servirà come materia prima per nuove stelle e pianeti. Stella misteriosa. L'universo scrive le sue storie indipendentemente dal fatto che siano in accordo con le previsioni degli scienziati terrestri. Il caso seguente ci dimostra che le cose che Webb deve ancora indagare in futuro non sono meno spettacolari dei misteri che ha già scoperto. Nel dettaglio, gli astronomi si sono imbattuti in qualcosa che a rigore non dovrebbe esistere, una protostella nascente che prospera nelle immediate vicinanze del buco nero centrale della Via Lattea. In teoria, però, le forti radiazioni e le estreme forze di marea che prevalgono nel regno di Sagittarius A-Star sono troppo enormi per consentire un simile scenario. Tuttavia, con l'aiuto di diversi telescopi e spettrometri ad alta risoluzione, i ricercatori sono riusciti a identificare la struttura X3, un insieme di tre ammassi caldi di composizione sconosciuta situati a un terzo di anno luce da Sagittarius A-Star. Un'analisi dettagliata ha poi rivelato che uno di questi ammassi contiene una piccola stella che sta attualmente crescendo in un bozzolo di polvere. Chiamata X3A, gli esperti possono solo ipotizzare le ragioni esatte della sua formazione. Una spiegazione è che una nube di gas molecolare freddo sia caduta nel centro della Via Lattea, dove è servita come materia prima per la formazione delle stelle. Le future osservazioni del James Webb Telescope dovranno chiarire se questa idea corrisponde alla realtà. Uno sguardo al cuore della galassia. Sebbene la galassia a spirale NGC 628 si trovi a ben 32 milioni di anni luce di distanza dal nostro pianeta natale, l'immagine MIRI del James Webb Telescope fa sembrare che la colossale struttura sia dormiente proprio sulla soglia della nostra Terra. L'immagine nel medio infrarosso ci mostra quali spettacoli e processi finemente regolati sono in corso in questa remota collezione di stelle. Quelli che sembrano punti turchesi nell'immagine sono in realtà giovani stelle che si nutrono delle ramificazioni di gas e polveri dei loro dintorni. Per comprendere il ruolo della formazione di nuove stelle nell'evoluzione delle galassie è essenziale guardare oltre l'orizzonte galattico. Il motivo è che dal nostro punto di osservazione terrestre non è possibile osservare la Via Lattea nel suo complesso. Un'intuizione che la nuova immagine di Webb già fornisce è che le nuove stelle non nascono affatto solo nei densi bracci a spirale della galassia. Le formazioni luminose che si allontanano da queste aree mostrano che ciò avviene anche nel mezzo. Galassie impossibili. Che gli astronomi debbano riconsiderare alcune teorie di tanto in tanto te l'abbiamo già mostrato nella forma di X3A. Che questo schema possa essere trasferito senza soluzione di continuità dal piccolo al grande lo dimostra la seguente scoperta. Gli scienziati hanno identificato 6 galassie primordiali che contraddicono il nostro modello cosmologico. Con l'aiuto di Webb, sulle mappe stellari aggiunte, queste strutture esistevano già da 500 a 700 milioni di anni dopo la nascita dell'universo. Il problema: sono semplicemente troppo pesanti. Infatti, le galassie hanno fino a 100 miliardi di masse solari di stelle, il che le rende vicine alle caratteristiche della nostra Via Lattea. Quando gli scienziati della University of Technology di Melbourne hanno analizzato una sezione di cielo vicino all'Orsa Maggiore, hanno individuato alcune luci rosse rivelatrici. Dopo un esame basato sul redshift, è stato chiaro che la luce emessa dagli oggetti aveva viaggiato per più di 13 miliardi di anni prima di raggiungere i nostri occhi terrestri. Dopo che i punti di luce iniziali si rivelarono essere 6 galassie primordiali, gli esperti si trovarono di fronte a un dilemma assoluto.
La massa degli oggetti appena scoperti era in netta contraddizione con quasi tutti i modelli cosmici attuali. All'epoca, semplicemente, non c'era abbastanza materia normale disponibile per formare così tante stelle in così poco tempo. In altre parole, la densità della materia nel cosmo primordiale doveva essere da 2 a 5 volte superiore a quella suggerita dalle nostre attuali teorie. Un'altra spiegazione, non meno confusa, sostiene che le galassie si sono formate in un altro modo, finora sconosciuto. Per questo motivo i ricercatori non stanno celebrando questa scoperta come una scoperta spettacolare, ma la definiscono, cito, un vero problema per la scienza. E ora siamo curiosi di conoscere la tua opinione. Cosa ti passa per la testa di fronte alle immagini e alle scoperte mozzafiato di James Webb? Datti da fare e scrivici i tuoi pensieri, suggerimenti e commenti sul video di oggi nei commenti qui sotto. Non dimenticare di darci un pollice in su e di iscriverti per rimanere sempre aggiornato. Ti interessano altri video sul tema spazio? Allora dai un'occhiata agli altri contributi del nostro canale, che abbiamo linkato qui nei titoli di coda per te. Grazie per aver guardato, alla prossima!